Ciao ragazze, allora benvenuti in un nuovo video. Questo qui sarà il topo in collaborazione con la mia amica Fede, Dery Bruno qui su YouTube. Vi lascio come sempre giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare il video in collaborazione con me. Inizio subito e vi faccio vedere cosa ho utilizzato nel corso di questa settimana qua. E vi faccio vedere, allora, come base ho utilizzato sempre lei, la BB Cream della Nika Kay, perché diciamo è l'unica BB Cream nella tonalità media, che è diciamo il mio stesso colore di pelle quando sono abbronzata. Ve ne ho parlato anche nel video recensione dei prodotti della Nika Kay, che per chi non l'avesse visto vi linko giù nell'info box. È un marchio americano che presto arriverà anche in Italia, quindi lo potete acquistare tranquillamente in varie profumerie. È un brand low cost e ve la straconsiglio perché è davvero di ottima, ottima qualità. E poi vi faccio vedere, allora, sempre per quanto riguarda new entry, ovvero nuovi prodottini acquistati. Allora, innanzitutto penso di aver trovato l'unico mascara decente della New York Color, perché è un'azienda che già ho vari prodottini, però i mascara che ho acquistato hanno sempre fatto tutti schifo, cioè non c'è stato un mascara decente che ho acquistato di questa marca qua. E devo dire che questo mascara allungante si chiama Skyrise, è proprio secco e lungo, l'843 Carbon, è davvero molto molto valido. L'ho acquistato tipo per 2,99 euro, quindi davvero pochissimo. Vi faccio vedere lo scovolino, vedete che è fatto tipo a cono. È fatto tipo a cono e in curva e allunga davvero le ciglia. Cioè, io sono rimasta sconvolta perché, vi ripeto, la New York Color, per quanto riguarda i mascara, mi ha sempre delusa. Cioè, non c'è stato un mascara che ho comprato che mi ha entusiasmato. Questo qui sì, anche perché ha lo scovolino molto sottile, quindi non vi sporcate. È molto molto piccolino, potete anche utilizzarlo per le ciglia inferiori ed è davvero molto molto valido. Ha un prezzo davvero bassissimo, quindi io ve lo consiglio e lo potete trovare da Acquestapone, io almeno lì l'ho preso. Poi vi faccio vedere, allora, ho trovato un altro rossettino della Still Day dal cinese da me, però purtroppo era rimasto soltanto questo matte. Gli altri pochi che aveva, perché non li prende più, mi ha spiegato, la solita ciorta, erano tutti pieni di brillantini e colori un pochettino bruttini, tipo marrone o bordeaux, cioè, altri pieni zeppi di glitter, cioè, l'unico che era matte e mi ha particolarmente colpito era questo, ed è questo colore qui, è il numero 16 ed è un bellissimo bordeaux, vedete? Molto molto bello. E vi ripeto, a me questi rossetti mi hanno sbigottita perché costano pochissimo e hanno un'ottima ottima durata. Infatti, per chi riesce a reperire facilmente questi rossettini nella propria città, vi consiglio di farne scorta perché sono davvero buonissimi. Poi al banchetto magico ho trovato due occasioni, ovvero il Super Stay 14 ore della Maybelline, l'ho pagato solo 3 euro anziché 14 euro come lo vende Acquestapone, nella tonalità 160 Infinitely Fucsia ed è un bellissimo colore. E anche questo qui mi è piaciuto molto, sia il colore perché è un bellissimo fucsia freddo e rende anche più bianchi i denti, cioè è davvero bellissimo. Ha un'ottima ottima resa e mi piace. Poi l'ho pagato 3 euro, mi sento davvero soddisfatta perché ho sempre voluto provare questi rossettini qua, però mi ha sempre bloccato il prezzo perché anche quando stavano in offerta da Acquestapone non è che costavano pochissimo e comunque. Non lo so, un rossettino Maybelline non ce li valeva, cioè per me quei soldi, onestamente. Se dovevo spendere 8 euro, 9 euro di rossetto, ci metto la 10 euro vicino e mi vado a comprare quello da MAC, onestamente. E poi ho trovato un rossetto di un'edizione limitata della L'Oreal,
che se non sbaglio era dell'anno scorso, questa edizione qui del Festival di Venezia, una cosa di queste, di Barbara Carasola, che è un stilista emergente, che l'anno scorso ha fatto la collezione L'Oreal di questi per il Festival di Venezia con questi stilisti emergenti. E ho trovato questo qui che è il Color Rich 297 Red Passion ed è un bellissimo rosso e nonostante il fatto ha qualche glitterino non si nota sulle labbra, quindi sono soddisfatta del mio acquisto. L'ho indossato ieri e devo dire dura tantissimo, vedete, è proprio rosso passione, è stupendo questo rossetto, davvero molto molto bello. Pagato 3 euro, quindi direi che l'affare è stato fatto. Sono molto soddisfatta di quello che ho trovato al banchetto magico e niente, ve li volevo mostrare questi due prodottini qua, vedete. Ma in questo periodo sono in fissa per rossetti, cioè sto comprando soltanto rossetti. Va bene. E questo mascara, giusto perché volevo darvi una possibilità, perché non l'avevo mai visto e l'ho comprato. Poi, in abbinanza al rossetto Red Passion, ci ho messo questa matita qui, della P2, che è il Perfect Look. È una matita automatica che sono fantastiche queste matite, infatti se avete modo di acquistare questo brand, ve le straconsiglio, infatti cioè, mi è rimasto questo, l'ho strautilizzata, infatti quando finirà, non, per me sarà la fine. Vi faccio vedere uno swatch di questa matita qua. Ed è davvero fantastica, cioè il top veramente. Davvero molto molto valida. E l'ho abbinata a quel rossetto lì. Poi, cos'altro mostrarvi? Ho utilizzato molto la matita burro, questa qui di MAC, che è la NV25NC30, la Chromographic Pencil. Ed è un bellissimo color burro, che è quella. Bellissimo color burro che è quella che mi vedete all'interno della rima. Lo swatch è questo qui. E poi un altro topino è questo blush di Elf, che non so che colore è, qua sta scritto D30, però se non sbaglio è il Flushed. Ed è questo rosa qui. Lo swatch è questo qua, vedete, che alla fine è un rosa molto molto tenue una volta sfumato. E l'ho abbinato con questo rossetto qua che mi vedete. Quindi l'ho utilizzato spesso in questa settimana. Poi, come ultimi prodotti, vi faccio vedere sempre lei, la palettina della It's Judy Time. Ragà, me la subite anche questa settimana, ma vi ripeto, la uso tantissimo. Sempre lei. Questi sono i colori. Poi, ho utilizzato molto questo Long Lasting Lustrous e Shadow di Elf, questo tipo borgogna, vedete? Pieno zeppo di micro glitter, che non vi riesco a prelevare. Aspettate, forse sì, eccolo qua. Questo è lo swatch, vedete? Io lo applico proprio a solo, ciglia finte e il trucco è fatto. Ci sfumo all'interno magari solo un marroncino nella piega. E poi per illuminare ho utilizzato moltissimo questo ombrettino qua della Collection ed è il numero 23 della linea Pearl Silky Touch. Ed è questo rosino qua. Gli ombretti Collection sono davvero super super scriventi. Questo è lo swatch, vedete? Mo c'è la luce, non si vede nulla, però è davvero super super pigmentato. Aspettate, vedo di farvene un altro qui. Questo è il prodotto. Vedete? Qua si vede meglio. È davvero super super pigmentato. E niente ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacione fortissimo, mando un bacione alla mia amica Fede e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!